Grazie Presidente. Il collega Corsetti ha, diciamo, in parte, nel senso potrebbe anche aver ragione, perché di fatto sono due strumenti, il forum da una parte e la consulta dall'altra, sono due strumenti diversi. Perché noi riteniamo che un forum su questa materia sia più opportuno rispetto alla consulta. Quest'Aula, credo un anno fa, Presidente, ha votato una delibera, che era la delibera sul forum dell'innovazione. Ed è una delibera che, se andiamo a guardare, vediamo anche sul sito di Roma Capitale, in realtà ha consentito a associazioni e fondazioni che operavano all'interno di quel settore di poter liberamente partecipare agli incontri che vengono tuttora, insomma, svolti e portati avanti dall'assessorato Roma Semplice, e per poter addirittura suddivisi per tavoli di lavoro e laboratori diversi, quindi per approfondire più aspetti molteplici del macro tema, diciamo, dei beni confiscati. Quindi da questo punto di vista, in realtà, non andiamo a guardare la forma giuridica che gli organismi di partecipazione debbano avere in questo caso, ma andiamo a guardare gli obiettivi. La consulta è certamente uno strumento idoneo per dare la possibilità alla cittadinanza di partecipare, però il forum in realtà è uno strumento più snello, che più velocemente garantisce il raggiungimento di quegli obiettivi che sono la consultazione periodica e quindi l'incontro con sia la cittadinanza, coloro che sono interessati, e il settore che vuole dare un contributo. A ciò, e lo voglio aggiungere per non diciamo escluderlo, il forum non l'abbiamo immaginato come l'unico elemento, Presidente, finisco subito, no, l'unico elemento che consentirà alla cittadinanza di poter magari partecipare alla destinazione, ad esempio, di un immobile che ritorna all'interno dei beni dell'amministrazione. Ma esiste, a fronte del nuovo Statuto di Roma Capitale e delle linee guida che abbiamo dato, tutto quel macro tema che rientra all'interno dei cosiddetti processi partecipativi, all'interno dei quali poi tutti coloro che sono interessati potranno concorrere a individuare delle priorità insieme all'amministrazione. Grazie. Sull'utilizzo dei beni confiscati. Quindi da questo punto di vista il forum, a nostro avviso, è idoneo, la consulta poteva, diciamo, andare a irrigidire, e comunque accanto al forum ci sono tutti questi altri strumenti che sono stati già introdotti e che sono in corso di introduzione anche con un nuovo regolamento sugli strumenti di partecipazione. Grazie.